Ma per esempio, voglio fare integrale tra 0 e y mezzi della funzione seno di x. Allora, come si fa? Semplicemente la primitiva della funzione seno e la funzione meno coseno. La valuto a y mezzi, la valuto in 0, y mezzi fa 0, a 0 fa 1, ma meno meno 1 fa più 1, quindi in totale integrale fa 1. Questo perché viene meno, meno coseno di 0, meno coseno di y mezzi, scusate, meno meno coseno di 0. Meno coseno di pi per mezzi fa 0, meno coseno di 0 fa 1, quindi meno meno 1 fa più 1. Ah, soprattutto le prime volte, ricordatevi anche dell'approccio. Allora, il seno tra 0 e pi greco mezzi sale tra 0 fino a 1. Quindi, no, i civili. No, Luisa c'ha l'industriale. Allora, dicevo, quindi integrando da 0 a pi greco mezzi, vedete che torna più o meno, beh certo, perché innanzitutto la funzione è positiva, l'integrale è positivo, e questo è in accordo col valore che abbiamo trovato. Poi è vero che il valore dell'integrale deve essere minore dell'area di questo rettangolo. L'area di questo rettangolo è pi greco mezzi, non fa 1, perché l'altezza vale 1 ma la base vale pi greco mezzi, che è 1, più di 1,5. Insomma, se andate a fare il disegno bene geometricamente, vedete che quel risultato è del tutto ragionevole. D'altro canto, dice, ma perché fai questo controllo, visto che questa è una primitiva semplice da scrivere? Perché è sempre meglio fare un controllo anche, diciamo, di tipo logico, per vedere che il risultato che abbiamo trovato sia in accordo con la funzione che stiamo calcolando. Un altro esempio: andiamo a fare l'integrale da 0, da 1 fino a 2 della funzione 3 meno 2x più 4x. Quindi, che è una primitiva di questa funzione qui. La sapete scrivere? 3x, poi meno x quadro più x alla 4. Allora, questo lo dobbiamo valutare in 2 e poi lo dobbiamo valutare in 1 e poi lo dobbiamo fare a 2. Perché se faccio la derivata di questo qua viene 3, ci troviamo meno 2x e ci troviamo più 4x. Quindi adesso cosa devo fare? La valutazione in 2 fa 3 per 2 fa 6, meno 4 più 16. 3 per 2 fa 6, meno 2 al quadrato fa 4, più 2 alla 4 fa 16. Poi c'è meno, parentesi, 3 meno 1 più 1. Quindi qua abbiamo 16 più 6, 22, meno 4 fa 18, meno 3 fa 2. Chiaro? Quindi questi qua sono tutti integrali immediati. Immediati perché? Perché le nostre funzioni integrande, o almeno i pezzi, cioè ogni pezzo additivo della nostra funzione integrante, compare nella lista delle derivate che ci siamo fatti quando ci siamo fatte le derivate. Allora, la lista delle derivate si può leggere da sinistra verso destra per trovare le derivate, da destra verso sinistra per trovare le primitive. Per esempio, la primitiva di seno è meno coseno, perché la derivata di meno coseno fa seno. La derivata di coseno fa meno seno, ci cambiate il seno, ci sta. La primitiva di 4x al cubo fa x alla 4. Ah.
la primitiva di x alla n in dx tra a e b, cioè integrale x alla n tra a e b è uguale, la primitiva è x alla n più 1 fratto n più 1 valutato tra, ripeto, abilità, cioè b alla n più 1 meno a alla n fratto n. L'ho fatto con le lettere, 4. Lo facciamo con dei valori precisi perché ci abbiamo messo gli estremi di integrazione. Altro esempio, andiamo a fare l'integrale tra 0 e 1 di 1 fratto 1 più x quadro in x. Ma chi è questo qui? Chi ha una primitiva di 1 fratto 1 più x quadro? Chi se lo ricorda? E qua è più difficile perché uno si deve ricordare dalla derivata, deve ricostruire. Però se vi ricordate non è difficile perché è l'arco tangente. La derivata dell'arco tangente fa 1 fratto 1 più x quadro. Ma questo lo devo valutare in 1 o lo devo valutare in 0? L'arco tangente di 1 quanto fa? Se vi ricordate fa y quarto, in 0 la tangente fa 0 e quindi questo integrale fa y quarti. Oh. Adesso anticipo un'altra cosa che vedremo non giovedì ma vedremo la settimana prossima. Supponiamo di voler fare questo integrale qua. Non mi spiego per adesso, è chiaro che diciamo, io vi dovrei spiegare prima cosa significa, perché se non sapete cosa significa non potete rispondere alla domanda, ma intuitivamente, secondo voi, questo integrale quanto fa? Intuitivamente quanto fa questo integrale? Fa qualcosa innanzitutto e poi quando, se fa qualcosa quanto fa? Allora, chi era l'integrale tra 0 e 1 della funzione 1 fratto 1 più x quadro? La funzione 1 fratto 1 più x quadro fa così. Questa integrale tra 0 e 1, passiamo a 1, fa pi greco quarti. Quest'area qua vale pi greco quarti. Allora, l'integrale tra 0 e pi infinito che cosa significa? Significa che io devo andare a calcolare tutta quest'area. Però quest'area non è di una figura limitata, perché questa figura per quanto si abbassi molto velocemente, diciamo, non è limitato. Però, allora vediamo un po', se invece di farlo da 0 a più infinito faccio da 0 fino ad a, lo potete fare, questo quanto fa? Fa l'arco tangente di a. Che significa? Che se io arrivo fino ad a, quest'area qua accumulata fa l'arco tangente di a. Ora, che succede se a tende a più infinito? Se a tende a più infinito che succede? Vi ricordate il grafico della funzione arco tangente? Il grafico della funzione arco tangente cosa fa? Per a che tende a più infinito? Ah, c'ha limite. Questo limite vale? Y mezzi. Che vuol dire? Vuol dire che queste aree qua
anche se arrivo fino ad A, qualunque sia A, sono sempre minore di pi greco mezzi, e quando A tende a più infinito, l'area totale cresce, 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 ma tende a pi greco. Allora ci avrà un senso dire, ha senso o non ha senso calcolare questa integrale secondo voi? E se sì, quanto deve fare? Pi greco mezzi. Perché è chiaro che se io dico, ma è normale che un'area di una figura non limitata sia finita? Può essere, può anche non essere, come il discorso delle serie. Le serie, anche se sono a termine di segno costante, possono convergere o divergere. Questa qua è una funzione di segno costante, quindi quando vado a calcolare l'integrale transitorietà è un valore che è crescente. Ma questo valore, la funzione integrale f grande di a, è una funzione crescente. Ora questa funzione o converge o diverge positiva. In questo caso converge, che vuol dire che anche se questa figura non è limitata, quando io vado a valutare l'area di questa figura qua nel senso del limite, il limite fa pi greco mezzi. Naturalmente questo non corrisponde alla definizione che abbiamo dato ieri, perché per integrare una funzione secondo Riemann la funzione deve essere limitata e nulla fuori di un intervallo. Questa funzione è limitata perché la funzione 1 fratto 1 pi squadra è compresa tra 0 e 1, ma non è nulla fuori di un intervallo. Però se la vogliamo integrare tra 0 e più infinito, come si farà? Come abbiamo fatto prima, cioè si fa prima l'integrale da 0 a A e poi si fa il limite per A. Siccome questo limite esiste, fa pi greco mezzi, quell'integrale si chiamerà integrale in senso generalizzato, esiste e fa pi greco mezzi. Quindi è tutto banale, no? Fino ad ora. Andiamo a fare... Allora, andiamo a fare un altro esempio. Prendete questa funzione qua, fate la derivata, allora, domanda, voglio fare l'integrale tra 0 e 1 di x per e alla meno per e alla x quadro. Quanto fa questa integrale? Ci metto pure il 2 così non mi impicciate. Quanto fa questa integrale? Se questa è la derivata di questa, questa sarà una primitiva di questa, no? Quindi fa e alla x quadro valutato tra 0 in basso e 1 in alto. Quindi quanto fa? Quanto viene? E meno 1. Perché quando ci metto 1 fa e alla 1 che fa e, quando ci metto 0 fa e alla 0 che fa 1, con meno davanti e 1. Ci siamo fino a qui. E se ci togliamo questo 2? Bastava dividere per questo. Proviamo a fare l'integrale tra 0 e 1 di x per e alla meno x quadro di dx. Chi è la primitiva? Una primitiva meno 1/2 e alla meno x quadro valutato tra 0 e 1, quindi fa meno 1/2 che moltiplica 1 meno 1 su e. Quando ci mettete 1 fa 1 su e, meno l'ho portato e. Quando ci mettete 0 fa meno 1, col meno davanti che porto dentro fa 1/2, 1 meno 1. Quindi come vedete questo integrale si fa subito. Dice, ma tu ci vuoi prendere in giro? Quello di a alla meno x quadro non si fa, quello non si fa, questo sì. Ma
avete voglia di provare, poi faremo altri metodi di integrazione per parti, per sostituzione, per come volete voi, ma quello di la mini squadra non si fa. Non si fa non vuol dire che non esiste. Adesso vi faccio un trabocchetto. Allora, prendiamo questa funzione qua, arco tangente di 1 più x fratto 1 meno x. Facciamo la deriva. Come si fa la derivata? 1 fratto 1 più 1 più x fratto 1 meno x al quadrato, per la derivata di 1 più x fratto 1 meno x, che fa 1 meno x al quadrato. Poi devo fare la derivata del numeratore, che fa 1, per il denominatore non derivato, meno la derivata del denominatore, che fa meno 1, quindi più 1. Quindi quanto viene qui? Qua mi viene 2 fratto 1 più x al quadrato più 1 meno x al quadrato. Quindi viene 2, qua mi viene, sviluppiamo i quadrati, il quadrato di questo è il quadrato di 1, e il quadrato di 1 fa 2, 1 più 1 fa 2, il quadrato di x e il quadrato di x fa 2x quadro, il doppio prodotto se ne va, quindi qua mi viene esattamente 1 fratto 1 più x. Allora, andiamo a fare l'integrale tra 0 e 2 di 1 fratto 1 più x quadro. Quindi x. Quando fa questo integrale? In realtà l'abbiamo fatto prima. Questo integrale deve fare l'arco tangente di 2. Però io dico, se questa è la derivata di f grande, sarà anche, dovrà essere anche f grande valutato tra 0 e 2, o no? Quando ci metto un punto interrogativo. La derivata l'abbiamo fatta, veniva questa. Andiamo a calcolare la nostra funzione nel punto 2, quanto fa? Allora, nel punto 2 qua fa arco tangente di meno 3 meno, allora nel punto 0 fa arco tangente di 1. Non sembra proprio per niente. Oltretutto, arco tangente di 2, se lo facciamo con la calcolatrice, questo fa circa 1,1. 1,10, 71, 48, 750. Adesso al cotangente di 3 questo qua fa circa meno 1,25, che il cotangente di meno 3 è negativo, meno pi greco quarti meno
un altro è 0,78. Cioè fa meno 2,03. Cioè, come può essere che questo mi dà un numero negativo quando l'integrale io lo so che è positivo? O c'è qualcosa che non va nella teoria che abbiamo fatto, o c'è qualcosa che non va nell'applicazione che abbiamo fatto. Allora, la verità, sapete qual è? Questo numero qua, che sta scritto qua, è uguale alla cotangente di 2 meno pi greco. E ora vediamo perché. Cioè io sto dicendo che l'arcotangente di 2 più l'arcotangente di 1 più l'arcotangente di 3 fa pi greco. E poi vi spiegherò perché. Intanto proviamo a vedere con la calcolatrice. L'arcotangente di 1 l'ho fatta, mettiamo in memoria. 2 arco tangente, mettiamo in memoria. 3 arco tangente, mettiamo in memoria. 3,14159654 pi greco. Adesso vi faccio capire perché. Qual è il mistero che non fa funzionare la cosa e non la fa funzionare di pi greco? Allora, secondo voi, se questa funzione mi dà come derivata 1 più x quadro, chi deve essere? Una primitiva di 1 fratto 1 più x quadro chi era? Era l'arco? Quindi questa chi deve essere? L'arco tangente più una costante. Allora, andiamo a vedere. Cominciamo a fare il grafico dell'arco tangente. Chi è il grafico dell'arco tangente? È questo qua. Questo va da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi. Questo è l'arco tangente. Ok. Ma se io voglio calcolare la costante, cosa devo fare? Per esempio, se ci metto 0, f grande di 0, quanto fa? Fa arco tangente di 1, cioè fa pi greco quarti. Ok? Quindi qua devo alzare di pi greco quarti. Quindi qua devo prendere questa funzione e alzare di pi greco quarti. Però che cosa succede? Che quando arrivo a 1 la mia funzione arriva a pi greco mezzi. Infatti quando arrivo a 1 da sinistra, 1 più x fratto 1 meno x tende a più infinito quando x tende a 1 da sinistra, e quindi al tangente di una cosa che tende a più infinito tende a pi greco mezzi. Però che cosa succede? Che appena nel punto 1 questa funzione non è definita. Lo vedete che 1 meno x sotto fa 0? Quindi 1 su 0, 2 su 0 non si può fare. Che succede quando io vado a destra? Quando vado a destra, quando x tende a 1 da destra, questa volta che cosa fa la funzione? La funzione stavolta avete 2 fratto 0 meno che tende a meno infinito, al cotangente di una cosa che tende a meno infinito riparte da meno pi greco mezzi. Quindi riparte da meno pi greco mezzi, e se andate a fare l'ingresso del grafico fa così. Cioè questo grafico qua
è esattamente lo stesso di prima, solo che prima di 1 viene alzato di pi greco quarti, dopo 1 viene abbassato di 3 quarti di pi greco, perché qua la funzione vale meno pi greco mezzo, qua vale pi greco quarti, la differenza qua è pi quarti. E infatti se voi andate, mandate x a più infinito, a quanto tende 1 più x fratto 1 meno x? Tende a 1, la tangente di 1 tende a, scusate, tende a meno 1, e la tangente di meno 1 tende a meno pi greco quarti. Ok? Allora praticamente che cosa succede? Succede che quando abbiamo fatto la derivata, queste due costanti, allora questa è al cotangente di x più una costante a sinistra di 1, al cotangente di x più un'altra costante a destra di 1. Qua se andate a fare le derivate, la derivata a sinistra e a destra, qua in questo punto della funzione, si accordano perfettamente, è il valore della funzione che fa il salto. Ma le derivate f' di x, vedete, questa derivata qua in 1 non c'è nessun problema, in 1 la derivata fa un mezzo. Perché? Perché la derivata a sinistra fa un mezzo, la derivata a destra fa un mezzo. Allora, però, che cosa succede? Che quando andiamo a valutare, cosa dice il teorema fondamentale del calcolo integrale che abbiamo citato prima, anche se lo dimostriamo giovedì? Dice che quando la funzione integrante è continua, la funzione integrale è derivabile. Questa non può essere la funzione integrale, perché questa qua è, diciamo, a cavallo di 1. Se la vedete a destra di 1 va bene, se la vedete a sinistra di 1 va bene, ma a cavallo di 1 non va bene, perché a cavallo di 1 è discontinua, se è discontinua non manca derivabile. Cioè, in realtà non è definita nel punto, però se andate a fare i limiti di destra e sinistra avete un salto. Ok? Allora, che vuol dire? Di quanto è questo salto? Di meno? Da pi greco mezzi saltiamo a meno pi greco mezzi. Di quanto non ci troviamo? Esattamente di meno pi greco. Cioè quando andiamo, quando siamo andati a fare queste valutazioni, la valutazione nel punto 2 incorpora il salto e quindi mi fa scendere la differenza di pi greco. Poi se, però, se andate a fare se andate a fare certi integrali per parti, è capitato un integrale che ho dato una volta al compito in cui la primitiva veniva fuori automaticamente andando a fare, ecco, per esempio se vi faccio fare l'integrale di questa funzione qua. Se io vi faccio fare l'integrale tra 0 e 2 dell'arcotangente di 1 più x fratto 1 meno x in dx, cioè la funzione di cui abbiamo fatto il grafico qua, questo integrale quando voi andrete, proverete a farlo per parti, se lo fate per parti sbagliate, cioè qual è il problema? Questo problema non va, questo integrale non va fatto tra 0 e 2, va fatto tra 0 e 1 da sinistra e poi tra 1 e 2. Per quale motivo? Perché andandolo a fare in maniera automatica con i metodi usuali di integrazione, a un certo punto fate la derivata di questo, vi scordate che la funzione c'ha il salto in, dimenticate che la funzione abbia il salto in punto 1 e automaticamente si produce il risultato sbagliato. Se però andiamo a confrontare, allora, vabbè, adesso non lo posso, questo qua diciamo lo riprendo quando faremo l'integrazione per parti, se no lo faccio adesso con voto solido. Questo esempio qua ve l'ho voluto fare perché ci sono dei casi in cui se vi do l'integrale da fare, voi lo fate in maniera usuale senza diciamo guardare, controllare quello che state facendo da un punto di vista logico, automaticamente arrivato al risultato sbagliato. Poi lo riprenderemo meglio quando faremo l'integrazione.
Va bene? Andiamo a fare gli altri esempi. Facciamo esempi tranquilli stavolta, che non ci siano problemi. Oh, prima di fare altri esempi di integrazione, voglio fare qualche esempio di derivata. Qualche esempio di derivata che... Allora, prendiamo questa funzione qua, f di x uguale x alla x. Sapete fare il grafico di questa funzione e la derivata? Allora, come si fa a fare la derivata di questa funzione? Non possiamo usare nessuna delle regole di derivazione note, perché la x compare sia alla base sia all'esponente. Se però vi ricordate che questo altro non è che l'esponenziale di x per il logaritmo di x, a alla b è l'esponenziale di b logaritmo a. Allora, questa funzione è facilissima da derivare. Quanto fa la derivata? Fa l'esponenziale di x logaritmo x che moltiplica la derivata dell'argomento dell'esponenziale, cioè che moltiplica logaritmo x più 1. E quando faccio la derivata di x logaritmo x devo fare la derivata di x che fa 1 per logaritmo x più la derivata di più x per la derivata di logaritmo x che fa 1 su x, e quindi viene. Quindi questo non è altro che x alla x che moltiplica 1 più logaritmo. Allora, vediamo un po'. Quindi mi sapreste fare il grafico di questa funzione? Allora, in 0. Allora, cominciamo a fare. Allora, questa funzione è definita per x positivo. Questo è il dominio. Quando l'esponente non si sa che segno ha, allora la base si deve imporre in positivo. Quindi no, non si sa che segno ha, non si sa se è razionale o meno. No? Quindi siccome la x, x logaritmo x assume valori razionali, allora dobbiamo prendere la base come x, scusate. Allora, per x che tende a 0 da destra, che succede? Ah, questo tende a 0, questo tende a meno infinito. È un limite. Allora, andiamo a fare questo limite qua. Limite per x che tende a 0 da destra di x logaritmo x. Quanto fa? Allora, questo qua lo potete scrivere come limite per x che tende a 0 da destra di logaritmo x fratto 1 su x. Questo è infinito, meno infinito su più infinito. Usate l'Hopital, questo è uno dei casi, rari casi in cui l'Hopital serve. Fate la derivata sopra e viene 1 su x. La derivata sotto fa meno 1 su x quadro. Il rapporto fa 0 meno e viene meno x. Quindi questo tende a 0 meno. Quindi, che vuol dire che questa funzione in 0
e alla 0 è l'esponenziale della funzione crescente, quindi la funzione tende a 1 meno. Infatti la derivata per x che tende a 0, a quanto tende stavolta? Questo tende a 1, 1 più logaritmo x tende a meno infinito, la derivata nel punto 0 non c'è perché quel limite rapporto incrementale tende a meno infinito, e quindi vuol dire che la funzione inizia con tangente verticale. E poi però che succede? Che quando è che la derivata si annulla? Quando il logaritmo di x vale meno 1, cioè quando x è uguale a 1 su e, quindi la funzione ha il minimo è 1 su e alla 1 su e, e poi invece la funzione risale velocissimamente, questa risale più velocemente anche della funzione esponenziale. Questo giusto per sapere derivare anche qualche funzione un po' più. Vediamo se riuscite a derivare x alla x alla x. Questo chi è? È l'esponenziale di x alla x del logaritmo x. Adesso a questo punto la derivata x alla x la conoscete e potete derivare con la regola di derivazione della funzione. Questa la chiamate g di x. G' di x chi è? Esponenziale stesso, cioè i. Ah, questa qui, questa derivata qui, ah sì, l'ho scritto qua che questa era di nuovo x alla x, quindi questa qua chi è? È x alla x alla x per la derivata x alla x che fa x alla x per 1 più logaritmo x per l'altra non derivata per logaritmo x più x alla x più 1. Quanto la derivata di questa, della prima che fa questa, sta scritto là sopra, per l'altra non derivata, più x alla x per 1 su x, quindi è chiaro? Va bene? Ok. Adesso torniamo a fare qualche esercizio sull'integrazione, uno semplice, e poi facciamo qua. Allora, proviamo a fare l'integrale. Allora, facciamo un integrale indefinito. Cosa significa un integrale indefinito? Significa trovare una primitiva. Andiamo a fare questo integrale qua. Integrale di 1 fratto la radice di 1 più x quadro. Questo è un integrale immediato, se vi ricordate. Chi è? Questo qui, se vi ricordate, è l'arco semi-iperbolico di x più costante. Chi era l'arco semi-iperbolico di x? Oh, vedete, quando faccio integrale indefinito scrivo una primitiva e poi ci devo aggiungere quella che si chiama costante arbitraria, perché siccome stavolta non sto cercando una primitiva, sto cercando tutte le primitive, non sto cercando una primitiva per valutarla tra a e b, qua non ci sono queste integrazioni, qua devo esprimere le primitive. Allora, per esprimere tutte le primitive se ne scrive una, poi si scrive più c, perché tutte le primitive differiscono a meno di una costante arbitraria. Chi era questo? Chi era l'arco semi iperbolico?
Allora, questo era il logaritmo, se vi ricordate, di x più la radice di, allora, di 1 più x quadro, se ricordo bene. Ora si può controllare subito, perché basta fare la derivata di questo e vedere se funziona. Allora, questa qua la chiamo f grande di x. Andiamo a fare la derivata e vediamo se è una primitiva. Questo fa 1 fra x più la radice di 1 più x quadro per 1 più la radice di 1 più x quadro. Qua c'è il 2 e poi qua c'è il 2x. Allora, 2 e 2 si semplifica. Quando vado a fare la somma, vedete, viene x più la radice di 1 più x quadro che si semplifica con questo, mi rimane la radice 1 più x quadro. Vedete? Quindi quando andate a fare questa integrale qua, se vi ricordate, potete scrivere questo, oppure comunque dovete scrivere questo, perché una volta che vi siete ricordati che è l'arcoseno iperbolico, vabbè che ce l'avete sulla calcolatrice se dovessi sentire, però è sempre meglio ricordarsi qual è la forma dell'arcoseno iperbolico. Ok? Va bene, adesso un altro po' di pausa.